Buongiorno, bentrovati dalla redazione del Capoluogo. Oggi 25 giugno. La giornata si apre con una donazione importante, la donazione da parte della famiglia di Giuseppe Iannucci, scomparso prematuramente 2 mesi fa, al Tribunale dei minorenni di un defibrillatore. In aggiornamento nel corso della giornata i video e le interviste riguardanti l'evento. E apriamo subito con orsi a rischio estinzione. 37 strutture killer nel parco. Censite 37 strutture a rischio per gli orsi nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. A fine 2018 morirono in una vasca a Villa Vallelonga 3 orsi. Episodio purtroppo non unico. Nel 2010 altri 2 orsi erano morti nelle stesse circostanze, nella stessa vasca in località Le Fossette. Una vera e propria struttura killer. Nella stessa vasca è morto il 10% della popolazione residua di orsi nell'Italia centrale, che oggi conta solo 50-55 individui. Passiamo alla cronaca. Quindicenne disperso in mare a Giulianova, ricerche riprese all'alba. Sono riprese infatti all'alba di oggi, nella zona dei moli del porto di Giulianova, le ricerche di Mohamed, il quindicenne disperso in mare dopo il ribaltamento del materassino sul quale si trovava in compagnia di un amico. L'allarme era scattato nel primo pomeriggio di ieri tra gli chalet Marilù e Arlecchino a Giulianova Lido. PD a congresso, le primarie per l'Abruzzo ci saranno il 21 luglio prossimo. Intanto ieri si è insediata la commissione congressuale presieduta dall'aquilano Piero Di Stefano. Ci sarà tempo fino al 30 giugno per presentare le candidature e se non ci saranno sorprese, la sfida sarà tra Michele Fina e Antonio Luciani. Fina si presenta ai nastri di partenza dopo la grande vittoria della mozione Zingaretti, sostenuta proprio dall'ex consigliere del ministro Orlando, ma Luciani, sindaco di Francavilla, è pronto a dare battaglia forte dell'appoggio di Giovanni Legnini e Giovanni Lolli. D'altra parte, Fina, oltre al corredo della mozione Zingaretti, ha ottenuto anche l'inatteso appoggio dell'ex governatore Luciano D'Alfonso. Non resta che attendere l'esito delle primarie del 21 luglio. E veniamo in città. L'Aquila Sicura ronda in centro fino alle 24. Il centro storico dell'Aquila in sicurezza, per così dire, con ronde fino alle 24 e telecamere. Questa è la contromisura del Comune dell'Aquila per contrastare gli ultimi episodi di violenza dello scorso fine settimana. Episodi frutto di una movida fuori controllo, così è stata definita, infatti, da lettori, cittadini e anche commercianti del centro storico preoccupati seriamente per la situazione. Veniamo al CUP L'Aquila. Prenotazioni al numero verde solo da telefono fisso. Il numero 800-862-862 sarà contattabile solo da utenza fissa. Lo comunica alla direzione della ASL. Nulla cambia invece per i contatti al recapito fisso 0862 31 28 38, di cui gli utenti potranno continuare la rete mobile. Chiudiamo con il meteo, l'Aquila, mercoledì sole prevalente al mattino, instabile al pomeriggio con possibili brevi piovaschi in rapido esaurimento entro la serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra 16 e 32 gradi centigradi. In Abruzzo giornata di bel tempo sulle coste con sole sia al mattino sia al pomeriggio. Sui settori interni invece non si esclude la possibilità di locali e brevi acquazzoni pomeridiani. Per oggi dalla redazione giornalistica del Capoluogo con l'appuntamento con l'informazione della città.